Sabato scorso, durante una conferenza stampa tenuta per parlare della relazione della sezione regionale della Corte dei Conti sull'uscita dal piano di riequilibrio finanziario pluriennale, i consiglieri di minoranza che fanno capo all'ex candidato sindaco Antonio Visconti hanno annunciato una mozione di sfiducia nei confronti del vice sindaco ed assessore al bilancio Gabriella Catarozzo. Civicamente, dopo un'attenta riflessione, ha ritenuto che questa mozione sia fuori luogo e quindi non appoggerà la sfiducia. Il capogruppo Maurizio Mirra spiega i motivi di tale scelta. Noi abbiamo discusso al nostro interno su cosa fare in merito a questa loro azione, nonostante lo sgarbo istituzionale che ci è stato fatto sulla presidenza della Commissione Ambiente. Però noi riteniamo che sia necessario che l'opposizione resti unita anche negli intenti per poter essere maggiormente efficace nella sua azione di controllo e di proposizione. All'interno di questa discussione abbiamo valutato che questa mozione sia sbagliata. Sia sbagliata perché concentra la responsabilità soltanto sul singolo assessore come semplice capro espiatorio, dietro al quale anche la maggioranza si può parare, ritenendo poi trasformando quello che è una responsabilità politica in un attacco personale. Invece riteniamo che la responsabilità sia del vertice politico-amministrativo, ovvero del sindaco, perché delle azioni che erano necessarie, come il contrasto all'evasione e all'illusione tributaria, come la valorizzazione o la vendita dei beni, oppure altri punti che sono stati ascritti dalla Corte dei Conti come non fatti, che quindi non rendono strutturale il risanamento del bilancio di Battipaglia, siano ascrivibili soltanto a una volontà politica. Per questo motivo riteniamo che questa mozione sia sbagliata e quindi non la sottoscriveremo, non l'appoggeremo, però ci concentreremo su quello che è stato detto nella relazione della Corte dei Conti e su quello cercheremo anche con delle proposte di portare avanti una politica che consolidi il risanamento del bilancio, che non lo renda solo effimero e non lo renda soltanto legato ai trasferimenti una tantum che lo Stato ci ha dato. Un'altra responsabilità dal vertice politico-amministrativo in questo senso è dato dal messaggio fuorviante in base al quale questo rientro dal piano di riequilibrio finanziario pluriennale sia dovuto alla loro capacità e non ai trasferimenti statali. La Corte dei Conti ha precisamente detto che i trasferimenti statali hanno consentito questo rientro dal piano di riequilibrio finanziario pluriennale e quindi il messaggio che è stato dato anche dal vertice politico-amministrativo, ovvero dal sindaco, è stato un messaggio del tutto sbagliato. E per questo motivo noi porteremo avanti questa posizione.